Eccoci qua alla fase di installazione di Ubuntu 12.04 LTS, che al momento è l'installazione più stabile di riferimento per il mondo desktop Linux. Stiamo utilizzando VirtualBox, per cui stiamo installando all'interno di un disco virtuale attualmente vuoto. La prima schermata ci fa scegliere la lingua. E scegliamo ovviamente l'italiano e poi andiamo direttamente a installa Ubuntu. All'interno della macchina virtuale non riesce direttamente a connettersi a internet, per cui non può scaricare gli aggiornamenti. Operazione tra l'altro anche un po' lunga, per cui proseguiamo senza installare niente. Vedete che il disco risulta vuoto, quindi non abbiamo tante opzioni. Nel caso installaste su un sistema operativo preesistente, invece avreste l'opzione di installarlo a fianco di Windows o di un altro sistema. Nel nostro caso utilizzeremo l'intero disco e niente, a questo punto l'installazione è partita. Mentre procede l'installazione, noi possiamo effettuare alcuni settaggi. Questi sono quelli della lingua, sono in genere automatici. Potete aggiungere il nome del vostro il vostro nome, tipo il mio. Il nome del computer ovviamente viene fissato, il nome dell'utente viene già fissato, il nome della password è password in questo caso. Direi che gli altri settaggi vanno bene. Attendiamo un attimo che l'installazione sia completata. Si tenga presente che su una macchina reale l'installazione può prendere molto più tempo, in particolare se utilizzate un CD che è oggettivamente molto più lento di una immagine virtuale del CD stesso o di una chiavetta USB. Bene, l'installazione è andata avanti da sola e a questo punto riavviamo il sistema per vedere cosa succede. Andiamo a premere qua, il sistema è funzionante. E ci presenta il desktop di base Unity utilizzato nei sistemi recenti di Ubuntu. Ovviamente questo sistema necessita di personalizzazioni, si possono installare altre tipologie di desktop, installare i codec per i multimedia che di base non sono installati, ma per questo vi rimandiamo al testo con tutte le indicazioni del caso.